Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. Il brano evangelico di oggi ci presenta il discorso programmatico pronunciato da Gesù nella sinagoga di Nazaret, proprio all'inizio della sua vita pubblica. La liturgia, però, ha voluto farlo precedere dai quattro versetti con cui inizia il Vangelo secondo Luca. Si tratta del prologo di tutta la sua opera. In questo Luca si è adeguato al procedimento letterario in uso fra gli autori classici del suo tempo, autori che lui conosce molto bene. In questo prologo, Luca, pur non citando il proprio nome, si presenta, dichiara lo scopo che si propone nello scrivere il Vangelo ed espone i criteri che seguirà nella composizione. Sentiamo. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Che cosa ci vuole dire Luca in questi primi quattro versetti del suo Vangelo? Anzitutto, che non intende raccontare favole, leggende, visioni, no. Vuole raccontare fatti realmente accaduti, avvenimenti successi tra noi. E aggiunge subito: io non sono stato testimone oculare di ciò che scrivo. Non ho incontrato, non ho conosciuto personalmente Gesù di Nazaret. Mi è stato presentato da coloro che sono stati testimoni fin da principio. Coloro che sono vissuti insieme con Gesù di Nazaret hanno ascoltato il suo messaggio e hanno visto le sue azioni, ciò che lui ha compiuto. E ci si chiede allora: saranno affidabili questi testimoni oculari che hanno presentato Gesù di Nazaret a Luca? Notiamolo, Luca è come noi, ha dato l'adesione a Cristo non perché l'ha conosciuto direttamente, ma perché ha ricevuto il messaggio da coloro che l'avevano conosciuto, testimoni affidabili. Dice infatti Luca: questi testimoni non erano dei cantastorie, dei ciarlatani avidi di denaro che pullulavano in tutto l'impero, ma persone che si sono giocate la vita per annunciare il Vangelo che il Maestro aveva loro affidato. Sono non dei padroni che possono annunciare le loro idee, no, sono dei ministri di un messaggio che è stato consegnato loro. Poi Luca dice: non sono stato io il primo a scrivere queste cose, molti prima di me hanno scritto qualcosa riguardante Gesù di Nazaret. Certamente erano già 15 anni che circolava nelle comunità cristiane il Vangelo secondo Marco, e poi circolavano tanti libretti, tanti scritti che parlavano di Gesù di Nazaret. Che cosa ha deciso di fare allora Luca? Lui si è lasciato coinvolgere in questo annuncio e si è proposto di presentare i fatti in modo ordinato, con estrema cura, partendo fin dall'inizio. Ecco la caratteristica che Luca ha voluto dare al suo Vangelo: è fin dall'inizio, con ordine, presentare questi fatti realmente accaduti. Poi c'è la dedica del libro all'illustre Teofilo, probabilmente si tratta
di un cristiano benestante della ricca comunità di Filippi, il quale si è offerto di aiutare economicamente Luca. In quel tempo non c'erano i diritti di autore, Luca doveva pure vivere, e questo cristiano si è offerto di dare quanto era necessario perché Luca portasse a compimento il suo lavoro. Direi che questo Teofilo, se voleva farsi anche pubblicità, è stato molto abile, perché fino alla fine del mondo verrà ricordato. Luca infatti non lo cita solo all'inizio del Vangelo, ma anche all'inizio degli Atti degli Apostoli. Infine, l'obiettivo che ha avuto Luca quando ha scritto il Vangelo: dare basi solide alla fede dei cristiani. Non scrive quindi per convertire i pagani, ma scrive per coloro che sono già credenti e che desiderano porre basi solide alla loro fede. E se qualcuno chiede loro la ragione della scelta che hanno fatto, devono essere in grado di giustificarla. Le verità di fede, infatti, non possono essere dimostrate con prove scientifiche inoppugnabili, no. Ma l'adesione a Cristo non ha nulla a che vedere con la creduloneria, non è una scelta ingenua fatta da persone ignoranti disposte ad accettare acriticamente tutte le favole, no. Ci sono delle ottime ragioni che inducono a credere, e Luca le vuole esporre. Qui è tracciato chiaramente il cammino per noi oggi, se vogliamo basare la nostra scelta di fede in modo autentico e maturo. Veniamo adesso al discorso programmatico di Gesù a Nazareth. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Una visita di Gesù a Nazareth, dove era cresciuto, è narrata anche da Marco e da Matteo, quali però la collocano verso la metà della vita pubblica. Dopo un anno e mezzo Gesù ha deciso di andare a fare una visita a sua mamma e ha fatto un discorso nella sinagoga. Luca colloca questa visita all'inizio della vita pubblica, e lo fa non per darci un'informazione cronologica precisa, ma per un motivo teologico e pastorale. Vuole presentare fin dall'inizio la missione che Gesù svolgerà. Colloca questa presentazione nel contesto della liturgia del sabato nella sinagoga. Gesù partecipava fedelmente a questi incontri settimanali di preghiera, di ascolto della parola di Dio, che lo lascia chiaramente intendere Luca con quell'inciso: secondo il suo solito Gesù si è recato alla sinagoga, e ci dice anche che si prestava per fare le letture. Durante la liturgia del sabato si facevano due letture, una era presa dalla Torah. Nei tre anni percorrevano tutti i cinque libri della Torah, e la seconda lettura era presa da un libro dei profeti. Nazareth era una piccola sinagoga di un villaggio e certamente non avevano tutti i testi dei profeti. Dovevano avere probabilmente solo il libro di Isaia, e siccome era quello che veniva letto continuamente, dovevano saperlo un po' tutti a memoria. Notiamo anche che il secondo lettore poteva anche essere invitato dal capo della sinagoga a fare l'omelia, il commento, se era ritenuto all'altezza. Sentiamo adesso che cosa è accaduto.
gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Ci sono due dettagli nel racconto che abbiamo appena ascoltato che come cronaca sono del tutto superflui. Se uno vuole leggere un libro, deve aprirlo e poi lo richiude alla fine, non c'è bisogno di dirlo. Se Luca lo nota che Gesù ha aperto il rotolo di Isaia e poi lo ha richiuso, vuol dire che per lui questi due gesti sono molto importanti e hanno un significato teologico. Il primo, il fatto che Gesù apre il libro della Scrittura, vuol dire che senza di lui il libro sacro rimane chiuso, incomprensibile, perché non ha la luce che mostra la ragione per cui è stato scritto. Gli oracoli dei profeti nessuno li ha portati a compimento. E poi il fatto che alla fine Gesù richiude quel libro e lo consegna all'inserviente vuol dire che l'Antico Testamento adesso ha svolto la sua missione, era quella di portare a Gesù. Poi si nota un dettaglio: Gesù si siede, era il gesto che compivano i rabbini quando iniziavano la loro lezione, gli alunni rimanevano in ascolto, in piedi. Vuol dire che adesso è il maestro che parla e che è molto importante ciò che sta per dire. Ed ecco la lettura che Gesù ha fatto e che abbiamo ascoltato. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha inviato a parlare al popolo. Chi è questo personaggio di cui parla il libro di Isaia? Personaggio che è stato consacrato dal Signore per una missione profetica. È un profeta che è stato inviato da Dio al popolo un 450 anni avanti Cristo, con una missione: consolare un popolo afflitto che era tornato dall'esilio a Babilonia. Ricordiamo cos'era capitato. A Babilonia era sorto durante l'esilio un altro profeta che al tempo di Ciro il Grande, dopo 50 anni che il popolo era rimasto in esilio, quindi i deportati erano già morti, c'erano i figli, i nipoti, questo profeta in esilio ha cominciato a esortare con insistenza gli israeliti ad abbandonare la terra pagana e a tornare nella terra dei loro padri. Lì la loro fede era in pericolo. Potevano dimenticare di essere figli di Abramo, i figli della promessa. Ma a Babilonia gli israeliti si erano sistemati molto bene, non erano in stato di schiavitù, godevano di tutti i diritti dei cittadini dell'impero, dovevano pagare le tasse naturalmente, ma lavoravano, guadagnavano, si costruivano case e molti di loro hanno fatto fortuna e si sono rifatti una vita. Il profeta li esortava a tornare. No, loro sono rimasti a Babilonia. Solo alcuni piccoli gruppi dei meno fortunati sono tornati nella terra dei loro padri. Qualche carovana è partita da Babilonia. Che cosa hanno trovato al loro ritorno? Una delusione totale. La città era ancora in rovina, le terre dei loro padri erano state occupate da stranieri, gli Edomiti, i Moabiti, gli Ammoniti che si erano insediati nella Giudea. Poi la vita religiosa lì languiva, gli stranieri si erano
insediati avevano importato i loro dei, le loro tradizioni, i loro costumi, per cui c'era diffusa una corruzione morale. Questo è il contesto in cui, verso il 450, è giunto questo profeta che si presenta come un unto dallo Spirito del Signore per consolare questi poveri oppressi. E dice: io sono stato inviato a proclamare un lieto messaggio per i poveri, a proclamare ai prigionieri la liberazione, coloro che per i debiti erano stati posti in prigione, annunciare adesso la liberazione ai ciechi la vista. Non si parla di cecità degli occhi, naturalmente, ma di chi non vede più alcun senso nella propria vita, non vedono un futuro, non coltivano più alcuna speranza. Lui è venuto per risvegliare la vita fra questi poveri e poi per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore, un giubileo, il tempo in cui tutti i debiti vengono condonati e ogni forma di schiavitù deve finire. Poi viene ristabilita la giustizia. Questo è il significato originale della profezia letta da Gesù nella sinagoga di Nazaret. Sentiamo adesso come Gesù la applica a sé. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Quando tutti gli occhi di coloro che sono nella sinagoga di Nazaret e sono fissi su di lui, Gesù comincia a dire: la profezia che voi avete ascoltato si compie oggi. Si identifica quindi con il profeta di cui parla il libro di Isaia. Che cosa dunque è venuto a fare nel mondo? Anzitutto, a portare il lieto annuncio ai poveri. Chi sono questi poveri? Scribi, farisei, sacerdoti del Tempio. Erano ricchi, non tanto dal punto di vista economico, anche quello, ma erano ricchi davanti a Dio, perché loro erano convinti di poter offrire al Signore le loro buone azioni, i loro meriti, i sacrifici, gli olocausti e così pretendere da Dio le benedizioni e i premi. Gesù è venuto a portare un lieto annuncio ai poveri, a coloro che non hanno niente da offrire a Dio. Loro hanno da aprire il cuore a una grande notizia. E chi sono questi poveri? Tutti gli uomini devono prendere coscienza che a Dio non hanno nulla da offrire. Da Dio possiamo soltanto ricevere e ringraziare. Qual è il lieto annuncio per questi poveri? L'amore incondizionato del Signore. Un messaggio inaudito. Sempre si era convinti che Dio premiava coloro che obbedivano ai suoi comandi. Gesù viene a dire che Dio ama per la sua natura incondizionatamente ogni uomo, anche coloro che non sono giusti, coloro che non hanno nulla da offrirgli se non i loro peccati. Dio li ama lo stesso. Questa è la grande notizia. È finito il rapporto commerciale con Dio, ma c'è un rapporto di amore. E allora è la stessa cosa essere giusti o malvagi? No! Il giusto è colui che si è lasciato coinvolgere e che ha capito questo amore. Il malvagio è colui che non l'ha ancora capito e non è felice fino a quando non si lascia coinvolgere in questo amore del Signore. Poi, cos'è venuto a fare ancora? A proclamare ai prigionieri la liberazione.
Il termine ebraico che viene usato da Isaia per indicare la liberazione è doror, un termine che significa sciogliere dai legami, dagli intralci che impediscono di correre. Gesù è venuto a liberare da tutto ciò che non permette di avanzare nella vita, di crescere nell'amore. E che cos'è che impedisce? Qual è il primo dei legami che non ci lascia correre nell'amore? È il ripiegamento su noi stessi, il pensare a noi stessi, al nostro tornaconto. Oggi, dice Gesù, sono venuto a renderti capace di aprirti all'amore per il fratello, a interessarti dei suoi bisogni, ad alzare lo sguardo da te stesso, dal tuo interesse, per aprirti all'amore. Ecco lo scioglimento del primo laccio. Poi sono venuto a liberarti dalla schiavitù degli idoli. Se tu ti ripieghi sull'avere, brami tutti i beni, li accumuli, tu sei schiavo, non sei capace di amare. Sono venuto a liberarti. E poi sono venuto a liberarti da questa volontà di dominare sugli altri che ti impedisce di essere un uomo vero. Poi sono venuto a liberarti dalle paure, dai rancori, dai rimorsi che ti mantengono schiavo del passato. Gli errori del passato vanno visti alla luce di questa nuova immagine di Dio che è amore incondizionato. Quindi tu devi sentirti avvolto dall'amore anche se sei peccatore. Ed è questo amore che ti cambia e quindi ti rende felice. Poi, ad aprire gli occhi ai ciechi. I ciechi sono coloro che non sanno dove stanno andando. Cadono in burroni e sbattono contro delle pareti. Fanno del male a se stessi e agli altri. Coloro che non hanno un obiettivo nella vita, non hanno ancora preso coscienza del loro destino e quindi fanno delle scelte sbagliate che non li fanno crescere nella loro umanità. Gesù è venuto per aprire gli occhi in modo che le persone sappiano dare il giusto valore alle cose per non confondere l'effimero, ciò che è solo apparenza, con ciò che realmente conta, ciò che vale nella vita. Cosa vale accumulare beni, essere ricco? E cioè, questo ciò che vale è l'amore. Gesù è venuto per farci vedere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, per non confondere il vero col falso, il buono con il cattivo. Non sono la stessa cosa. Se lui non ti apre gli occhi, tu non sai più muoverti, vivi davanti a te tutto è confuso. E allora segui il tuo capriccio, la pulsione del momento, ciò che ti fa comodo, ciò che ti piace e non ti umanizzi. Lui ti apre gli occhi. Poi è venuto a rimettere in libertà gli oppressi. E questa è un'aggiunta che lui ha fatto alla profezia. E quindi insiste sul fatto che questa sua venuta è una liberazione dalla pulsione che ti porta a schiavizzare, ad asservire gli altri. E si ispira questa aggiunta che Gesù ha fatto alla profezia del capitolo 58 di Isaia, quando si parla del vero digiuno, che non significa piegare il proprio capo come un giunco, usare sacco e cenere per letto. No, significa sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. La nostra pulsione ci porta a dominare sugli altri. Gesù è venuto a sciogliere questa pulsione che ci disumanizza, perché se noi dominiamo, non siamo uomini. Siamo uomini solo quando siamo a servizio del fratello. Poi è venuto a predicare un anno di grazia del Signore, un anno giubilare. Che cos'era
il giubileo. Era la legge che impediva l'accumulo e la schiavitù dei cuori ai beni di questo mondo, impediva l'idolatria della ricchezza, perché la terra è di Dio. Nell'anno giubilare ognuno ritornava in possesso di quella terra che Dio gli aveva consegnato, e quindi era impossibile arricchire. L'anno giubilare è quello in cui si prendeva coscienza che gli uomini non sono padroni dei beni di questo mondo. Tutto è di Dio e i beni di Dio sono destinati a tutti i suoi figli. Chi accumula è fuori dal progetto di Dio. Questo è l'annuncio che Gesù è venuto a dare. Noi quest'anno saremo accompagnati ogni domenica dal Vangelo di Luca. Avremo quindi modo di verificare come questo programma annunciato a Nazareth da Gesù, lui l'ha concretamente portato a compimento. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.